trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, che tutti i giovedì va in onda dalle ore 15 su Radio Gamma, su 94 FM. E niente, oggi praticamente mi sono dimenticato la sigla a casa, le cassette a casa, mi sono dimenticato tutto quanto, per cui andiamo in onda direttamente senza sigla. Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, sono da solo, Francesco vede lavorare, e faccio tantissimi auguri all'amico Davis che ha un ginocchio bloccato con i crociati che gli sono stati appena operati. E Davis, non ti preoccupare, grazie di tutto. Niente, nella trasmissione di oggi io so benissimo che c'è le persone che fremono per avere un commento sul rapporto che è stato fatto dal Viminale. Bene, parleremo anche di questo, ne accenneremo qualcosa a questo, con le dovute differenze. E la trasmissione di oggi tratterà sullo scetticismo nei quattro canti del mondo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e sull'elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, appena traslocato, appena cambiato appartamento. Vi ricordo anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Vi ricordo che l'istituto pubblica un bollettino periodicamente, quando è possibile, cioè, ci sarebbero delle scadenze, ma non vengono mai rispettate, un po' prima o un po' dopo, a seconda delle possibilità. E l'istituto ha un recapito postale che è casella postale 53 36063 Marostica, Vicenza. Il numero di telefono, se esiste una segreteria telefonica a cui potete lasciare i messaggi, è 0338, ripeto, 0338 39 10 727. Ripeto, 0338 39 10 7 2 7. Bene, un comunicato iniziale. Ricordo che il giorno 9 maggio 1998 alle ore 16:30 in sala consiliare del quartiere Reno a Bologna. Allora, Bologna, in sala consiliare del quartiere Reno, in via Battindarno 123, cioè vicino al deposito autobus, terremo una conferenza che è Paganesimo Politeista e Stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. La conferenza espositiva dei concetti del Paganesimo Politeista e della Stregoneria. Praticamente ripeteremo la stessa conferenza tenuta a Treviso e a Vicenza precedentemente, e niente, facendola a Bologna speriamo di avere discussione, cioè di ampliare i concetti e la discussione. Il relatore della conferenza sarò sempre io, con l'appoggio di Francesco e degli altri pagani che verranno giù, insomma. Il nostro scopo è quello di impostare il nostro sistema di pensiero, cioè far capire alle persone che non è Dio che crea il mondo, per cui non devono sottomettersi a un Dio o una verità, ma è il mondo che deve essere vissuto, che deve essere praticato e che alla fine dei suoi mutamenti va a costruire la coscienza universale. E queste cose sono fondamentali perché anche se non vengono capite, anche se non vengono interiorizzate, perché le cose appartengono alla magia, cioè non è che un bel ragionamento riesce a convincere le persone, i bei ragionamenti servono solo per chiacchierare. In realtà i concetti diventano atti di stregoneria, atti di magia, quando vengono a far parte del vissuto di una persona. Cioè magari una persona può continuare anche a pensare all'essere assolutamente necessario che crea il mondo, però a questo concetto ne affianca un altro e nella vita di tutti i giorni quei due concetti vengono a confrontarsi. Quando nella vita di tutti i giorni poi la persona potrà scegliere fra i due concetti o fra altri concetti ancora. Per cui l'importante non è convincere le persone con bel ragionamento. L'importante è riuscire a diffondere il pensiero in modo tale che a quello che è il pensiero corrente, il pensiero assoggettante, ci sia anche un pensiero di libertà, cioè un'opportunità di libertà. E lo scopo nostro è quello appunto di costruire questo. Dopodiché, quello che noi vogliamo è costruire la religione pagana, cioè il paganesimo, però non
pescando semplicemente a quello che è stato il paganesimo del passato, ma prendendo dal paganesimo del passato quello che ci consente di costruire il futuro. Perché il paganesimo non è ripetizione delle cose, non è un modo con cui affrontare la vita, cioè la vita stessa. Per cui se le condizioni in cui la vita si esprime sono diverse da ieri ad oggi, chiaramente i sistemi sono diversi. E il scopo della conferenza è appunto quello di diffondere questo tipo di pensiero e di confrontarlo con chi si presenterà alla conferenza. Detto questo, che il discorso lo riprenderemo anche dopo quando faremo il commento sul discorso del Viminale, tratteremo oggi, vi leggerò lo scetticismo nei quattro canti del mondo. Vi ricordo che stiamo trattando il Crogiolo dello Stregone. Abbiamo già parlato degli elementi del Crogiolo dello Stregone come momento per sottrarsi dall'assoggettamento, cioè dal pensare le cose in un certo modo, dall'aderire a una verità. Ed è un percorso di trasformazione dell'individuo, esattamente come il percorso di trasformazione dell'individuo è avvenuto per essere messo in ginocchio. Solo che quando avveniva quel percorso di assoggettamento, l'individuo era piccolo, cioè era un bambino, veniva battezzato, veniva costretto a pregare, veniva costretto a emozionarsi per il Natale, veniva costretto a pensare al Gesù bambino buono che muore, oppure che sta nella mangiatoia, quando milioni e milioni di bambini vivono in condizioni veramente disastrose e inumane, proprio costruite da questa immagine del Gesù bambino buono che sta nella mangiatoia e che è veramente una relazione oscena. E l'assoggettamento è stato costruito fin da bambini, quando le persone non si potevano difendere. E questo tipo di assoggettamento viene col tempo, nel corso dei secoli, nel corso dei millenni, diciamo così, negli ultimi 2000 anni, è stato preso come una cosa normale, come una cosa naturale, come se stuprare i bambini fosse una cosa normale. E il Crogiolo dello Stregone costruisce quegli elementi per sottrarsi da questa posizione di assoggettamento. Naturalmente il processo che costruisce la libertà dell'individuo deve nascere dall'individuo, deve nascere dalle tensioni che ci sono interne all'individuo, non può essere imposto da fuori. Per cui nessun maestro, nessuna verità può dirvi come costruire un percorso di libertà. Il percorso di libertà vostra, personale, lo può costruire la singola persona prendendo da ciò che presenta. Noi vi presentiamo delle cose che vi possono servire per questo percorso, qualora voi sentiate che questo percorso vi può interessare. Dopodiché, come applicate a voi queste cose, come queste cose interagiscono con voi, col vostro esistere, eccetera, appartiene solo a voi, perché solo a voi siete la completezza di voi stessi. E detto questo, poi siamo passati dal Crogiolo dello Stregone al crogiolo del male e il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Perché il crogiolo del male? Perché a un certo punto è nata anche l'esigenza di definire tutte quelle cose, tutti quei percorsi che assoggettano l'individuo. Per cui siamo andati ad analizzare una serie di cose che sono anche abbastanza normali, abbastanza naturali, che tendono ad assoggettare la persona. E questo noi lo descriviamo come il male, perché nel paganesimo antico il concetto di male in realtà non esisteva. Il concetto di male, male come distruzione del divenire della persona, distruzione dell'individuo, è entrato proprio col cristianesimo. Cioè, il cristianesimo e il cattolicesimo in particolare, dopodiché hanno pensato anche i musulmani, hanno pensato anche tanti pseudomaestri che sono arrivati con tutte le variabili che arrivano. Hanno costruito quello che è la distruzione, hanno perfezionato un meccanismo di distruzione della persona, attraverso l'assoggettamento, attraverso l'impedimento di prendersi nelle proprie mani la sua responsabilità. E dopodiché stiamo parlando anche del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo, perché abbiamo detto che nel momento stesso in cui l'individuo riconosce il mondo che lo circonda uguale a se stesso, allora in quel momento che ciò avviene, egli riconosce che costruisce delle relazioni col mondo circostante. Costruendo delle relazioni col mondo circostante, anche le coscienze del mondo circostante praticano la stregoneria, cioè praticano il mo loro modo di essere, cioè non è che siano stregoni in quanto esseri umani, ma praticano il loro modo di essere per svilupparsi, per dilatare se stessi, per progredire se stessi nell'eternità dei mutamenti. Per cui
E quando l'essere umano riconosce il mondo che lo circonda come coscienza di sé, come essere vivente, come essere pensante, nello stesso momento che fa questo, costruisce delle relazioni. E vediamo come gli elementi del crogiolo dello stregone, alcuni elementi, perché non tutti è possibile metterli dentro, o almeno a me non tutti risulta che è possibile. Poi, se ci sono altre cose, magari col tempo dopo si cambia la visione si modifica sempre. Vediamo quali sono gli elementi che interagiscono nel costruire quella relazione. Ricordo sempre che non rispondo alle telefonate, almeno finché non ho finito la parte più importante, diciamo così, della presentazione. La trasmissione di oggi tratta dello scetticismo nei quattro canti del mondo. Nel crogiolo dello stregone, lo scetticismo era uno dei tre elementi attraverso i quali si forma il bastone dello stregone. Si è detto che lo scetticismo è un atteggiamento da usare all'interno della specie umana, all'interno della propria specie. Lo scetticismo è un atteggiamento attraverso il quale l'essere umano si protegge dagli agguati all'interno della propria specie e lo utilizza per comprendere i termini dell'oggettività nella quale preparare i suoi agguati. La vita degli esseri della natura è una sequenza di sfide e l'atteggiamento scettico permette di valutare con distacco sia gli elementi che aggiungiamo all'interno della descrizione della ragione che i fantasmi delle religioni rivelate. I quattro canti del mondo comprenderanno l'atteggiamento scettico soltanto quando i crogioli che si formano sono quelli di esseri della specie umana. Non esiste l'atteggiamento scettico nei confronti di specie e conoscenze diverse. In quel caso, i quattro canti del mondo saranno articolati attraverso la sospensione del giudizio. L'atteggiamento scettico è proprio della ragione specifica degli esseri umani. Valuta la sua descrizione nell'incertezza che questa, pur descrivendo il fenomeno, questa descrizione risulti insufficiente. Un corpo galleggia nell'acqua perché contiene un che di aereo, affermava Aristotele. Un corpo galleggia nell'acqua perché riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso e al volume del fluido spostato, affermava Archimede. Ma ci volle il martirio di Galilei perché questo concetto fosse accettato e lo scherno dei cristiani per i progettisti perché la prima nave di ferro fosse costruita. La risposta di Aristotele poteva appagare la curiosità, ma non costruire l'essere umano. La risposta di Archimede poteva costruire l'essere umano, ma ne offendeva la sua ragione in epoca medioevale. Ci vuole il sacrificio di Galilei perché Archimede trionfasse. Questo vale per ogni cammino della cosiddetta scienza. Il fare umano risolve i problemi prima che la scienza li descriva. Witzacker, circa, penso si pronuncia così, elabora la teoria della nebulosa primigenia e Stephen Hawking elabora il concetto di un uovo primordiale molto piccolo per risolvere alcune delle incongruenze della teoria della relatività. Questo avviene nel febbraio del 1998. Attenzione, mi fermo un attimino che prendo un foglio, un attimo da una cosa che avevo messo da parte. Vediamo un attimo se la trovo. Un attimo solo che guardo se riesco a trovare dei fogli che avevo messo da parte a proposito di questo concetto di Hawkins. Sapete che Hawkins è uno scienziato che vive praticamente in sedia a rotelle e che può muovere soltanto un dito e che ha scritto alcuni libri divulgativi di scienza. Bene, attenzione, attenzione a cosa ci dice Orfeo in Aristofane a proposito della creazione del mondo. Allora, abbiamo detto che Hawkins elabora il concetto di un uovo primordiale molto piccolo per risolvere alcune incongruenze della teoria della relatività. Febbraio 1998. Dice Orfeo in Aristofane: in principio vi era il caos e la notte e il nero erebo e l'ampio tartaro, e non vi era la terra, né l'aere, né l'oceano, né gli infiniti recessi di erebo. Genera per primo la notte dalle nere ali di un uovo senza seme, dal quale, con volgere delle stagioni, germoglia Eros desiderato, splendente, nella schiena per le ali dorate, simili a vortici tempestosi. Questi, unendosi all'alato caos di notte nel vasto tartaro, procreò la nostra stirpe e per prima la condusse alla luce. Dunque, prima ancora che Hawkins elaborasse la teoria per risolvere alcune incongruenze della teoria della relatività, i pagani avevano già individuato
una delle forme di origine dell'universo. Dunque, il paganesimo aveva già visto molte migliaia d'anni prima sia il caos primordiale, sia l'uovo ingravidato da Eros che ha portato il caos primordiale. Il fare umano risolve i problemi prima che la scienza li descriva. La pratica di stregoneria può portare l'apprendista stregone ad assistere all'uovo giallo in campo nero e alla nascita della luce, il profondo abisso orfico, e il divenuto descritto da ogni paganesimo mentre forgiano il loro divenire. Nei quattro canti del mondo un essere umano articola lo scetticismo soltanto con gli esseri della propria specie. Lo scetticismo è un ponte formidabile che, sospendendo la ragione e il suo controllo, permette l'afflusso nella descrizione di nuovi elementi provenienti da esseri della propria specie. Ricordo che non prendo le telefonate finché non ho finito. Una congrega di apprendisti stregoni è la formazione dei quattro canti del mondo attraverso la fusione dei loro crogioli. Il ponte che permette di arricchire la loro ragione, che si traduce praticamente in un aumento di idee, intuizioni, nuove articolazioni del pensiero, eccetera, fondendo il crogiolo con gli altri esseri umani, si chiama scetticismo. Perché lo scetticismo protegge l'apprendista stregone dall'intento di coloro con cui all'interno della propria specie fonde il crogiolo? Perché le motivazioni e gli intenti per cui si costruisce una relazione possono essere diversi o nascosti sotto il velo dell'apparenza. Nel mondo della ragione, un apprendista stregone è un ingenuo. Avendo percorso sentieri fuori dalla descrizione, ha dovuto ripulire il suo essere facendo coincidere apparenza con sostanza, intento con intenzione. Facendo questa operazione si è privato degli scudi di difesa forgiati nella descrizione e, se non esercita attentamente con ferrea autodisciplina l'atteggiamento scettico, è facilmente preda di chi pratica l'inganno attraverso la manipolazione della forma e dell'apparenza. La descrizione di un fenomeno può essere informazione o conoscenza. È informazione quando quella descrizione è appresa. È conoscenza quando l'acquisizione di quella descrizione modifica il soggetto o, per una maggior precisione, quando per apprenderla il soggetto si è modificato. Si possono avere delle informazioni senza possedere conoscenza, ma certamente chi ha conoscenza cercherà le informazioni per ampliare la descrizione. È facile per un apprendista stregone scambi una persona che ha informazioni per una persona di conoscenza e, anziché corazzarsi e proteggersi, venga da questo ingannato. Solo la pratica dello scetticismo può proteggerle, almeno fin tanto che non avrà amalgamato il sentire del corpo luminoso col sentire della ragione. Allora percepirà le discrepanze come suo fare nel quotidiano. Ma questo è un altro discorso. Senza la pratica dell'atteggiamento scettico non si possono fondere i crogioli con esseri della propria specie. L'atteggiamento scettico allontana i malintenzionati che, non potendo far coincidere le proprie intenzioni con la manifestazione delle loro azioni, non capiscono come possono articolare il loro inganno. In compenso, l'atteggiamento scettico fa coincidere l'intento dell'apprendista stregone con l'intento di ogni altro apprendista stregone della propria specie, per quanto diversi siano i suoi cammini. Cosa significa essere scettici? Significa riconoscere che noi, in quanto esseri umani legati alla ragione, siamo un'isola di oggetti descritti all'interno di un infinito che, proprio perché non lo descriviamo, ci è ignoto. Questo infinito non ci è ignoto solo perché non lo descriviamo, ma perché non comprendiamo la possibilità dell'esistenza di un immenso ignoto, né alimentiamo il bisogno di penetrarlo, che ci permetterebbe di rendere consapevole la ragione dei mezzi che disponiamo per farlo. Quanto ignoriamo, non siamo in grado di concepirlo, in quanto noi ignoriamo di ignorarlo. L'atteggiamento scettico riconosce l'incompletezza della ragione e, nei quattro canti del mondo, rende questa duttile, malleabile, pronta a cogliere quanto di nuovo si presenta, pronta a sviluppare la sua descrizione e arricchirsi. I quattro canti del mondo sono formati dalle ragioni, o dal piano delle necessità fisiche, e dalla percezione del corpo luminoso, o dal piano delle necessità del corpo luminoso, dei partecipanti.
Il ponte che lo scetticismo costruisce è sia fra descrizioni diverse degli individui che formano i quattro canti del mondo, sia fra le loro descrizioni e le loro percezioni. Essere coscienti che c'è un universo da apprendere senza per questo farsi bloccare cuore fiato davanti all'immensità. Lo scetticismo ci permette di costruire la relazione ai quattro canti del mondo, versando noi stessi nella fusione del crogiolo e prendendo quanto ci serve dal crogiolo con cui ci fondiamo. Anche il soggetto con cui costruiamo la relazione deve praticare l'atteggiamento scettico. Noi lo potremo ingannare, noi potremo presentare informazioni per conoscenza, fantasie per fenomeni reali. Il soggetto con cui ci relazioniamo deve praticare lo scetticismo. Se non lo fa e crede in qualche Babbo Natale, è un individuo monco. Anche se per vari motivi si fondono i crogioli, egli leggerà la nostra conoscenza per informazioni. Quando noi presentiamo noi stessi, per lui sarà solo finzione scenica, né saprà cogliere da quanto gli offriamo le opportunità per espandere se stesso. Da noi sentirà storie, ma non saprà cogliere quanto gli serve. Castaneda direbbe che non sarà sufficientemente veloce per cogliere il suo centimetro cubo di opportunità. I quattro canti del mondo, fra esseri della nostra specie, brillano grazie allo scetticismo di chi fonda i propri crogioli. Io non conosco le motivazioni per cui tu fondi il tuo crogiolo con il mio. O ancora, io penso come conoscenza le ragioni per le quali tu fondi il tuo crogiolo con il mio. In ogni caso, qualunque siano le tue ragioni, prendi da me quanto pensi ti possa servire e io prendo da te quanto penso mi possa servire. Così un apprendista stregone non crede ad un altro apprendista stregone. Perché lo fai? Ne può indicare se stesso come modello da imitare. Un apprendista stregone può solo offrire a se stesso e il suo divenuto nei quattro canti del mondo, afferrando quanto gli serve e mettendo a disposizione quanto ha. Così gli apprendisti stregoni possono camminare assieme alla propria specie, per quanto diversi siano i loro cammini, arricchendosi entrambi mentre camminano nell'infinito dei mutamenti. Nella prossima trasmissione del Crogiolo dello Stregone parleremo dell'intento. Scusate un attimo, metto 2 secondi di musica e poi ci riprendiamo. Vi ricordo che la battaglia dello scetticismo fu una battaglia fondamentale in filosofia. Tutta la scuola scettica, la scettica greca, fu impostata da Pirrone. Pirrone fu uno dei due filosofi, non ricordo il nome dell'altro, che seguirono Alessandro nella sua conquista dell'India. E Pirrone, che era uno degli allievi, si dice un allievi di Socrate, un coinquilino di Platone praticamente, imparò moltissimo da quello che erano loro definivano i gimnosofisti, cioè praticamente dei praticanti yoga indiani, e si accorsero che la loro sospensione del giudizio rispetto al mondo, il loro essere scettici davanti alla realtà, gli permetteva di ampliare la loro capacità di percezione dei fenomeni e trasformava loro stessi. E, tornato in patria, Pirrone fonda appunto questa scuola, che è la scuola dell'Accademia, praticamente, cioè l'Accademia di Atene, che è l'Accademia Scettica, che avrà, secondo me, il suo massimo splendore in un genio come Carneade, perché è lui che continuerà quella scuola. In ogni caso, dell'atteggiamento scettico della scuola dell'Accademia di Atene è andato tutto bruciato, tutto perduto. Per cui si sa pochissimo, si sa indirettamente quali erano le conoscenze. Gli stoici hanno sempre accusato gli scettici di essere non dogmatici in apparenza, ma dogmatici nella sostanza. In realtà in parte avevano ragione e in parte avevano torto, in quanto lo scettico respinge ogni dogma della realtà, della vita, cioè non accetta nessuna verità, non si assoggetta a nessuna verità, però nello stesso tempo nel non assoggettarsi a nessuna verità deve avere dei dogmi che gli impediscono di assoggettarsi a quella verità, cioè deve avere tutta una serie di principi che stabiliscono il suo cammino per non assoggettarsi a quella verità. Per cui è vero che avevano dei dogmi, però erano dogmi di libertà, non erano dogmi di verità.
E questa è la grande contraddizione che esiste fra scuola, che è esistita fra la scuola scettica e la scuola stoica. Ricordiamo che gli stoici non sono mai riusciti a prevalere in un dibattito pubblico con gli scettici e hanno dovuto cambiare nel tempo tutta la loro visione sullo spirito, sulla concezione dell'anima, del mondo. Cioè, adesso non mi ricordo esattamente più, comunque hanno dovuto cambiare la loro visione parecchie volte, modificarla, aggiungere nuovi fattori, proprio perché lo scontro con l'Accademia di Atene li metteva sempre comunque in minoranza. Detto questo, passiamo a quelli che tutti quanti stanno aspettando. Un sacco di gente sta aspettando il commento sul programma, sul rapporto del Viminale sulle sette. E io ve lo do il commento del Viminale sulle 7. Anzi, ci faccio anche quasi tutta la trasmissione. Fatemi cominciare il commento sull'articolo sul rapporto Viminale delle 7 e dopo daremo via le telefonate. Ricordo che il telefono di Radiogamma è 049 700 700, ripeto, 049 700 700. E dopo 5-10 minuti che comincio il commento dell'articolo potete cominciare a telefonare. Allora, io quando ho sentito la notizia ieri ero molto incazzato, ero veramente arrabbiato. Dopodiché oggi mi sono letto l'articolo sul Corriere della Sera, perché la Repubblica e il Gazzettino li prendo stasera, mi arrivano. Ho letto l'articolo sul Corriere della Sera e veramente io sono molto, ma molto contento. Sono contento perché. Allora, innanzitutto, noi non siamo una setta, vabbè, per cui, però, sai, si può sempre disquisire mettendo tutto quanto in un calderone. Tutto ciò che non è cattolicesimo è setta. Vabbè, diamogli atto di questo, cioè è una questione di depravazione mentale. Poi devo fare un saluto particolare, un ringraziamento particolare e senza scherno, cioè senza prendere in giro, aspetta un attimo, vediamo un attimo. Al gruppo di lavoro del Viminale che ha raccolto dati per oltre 2 anni in ogni angolo della penisola e alla fine ha messo insieme il rapporto, per cui gente del Viminale, probabilmente polizia, carabinieri, addetti a questo tipo di lavoro, ci hanno monitorato o hanno monitorato per 2 anni. Benissimo. Cioè, un saluto a loro che sono in ascolto, insomma. Vediamo un attimino cosa dice il rapporto del Viminale. Innanzitutto, la mia paura era quella che ci fosse un'unità di intenti fra la Chiesa Cattolica e il Viminale. In realtà non c'è un'unità di intenti fra la Chiesa Cattolica e il Viminale. C'è però due progetti diversi che potrebbero dare adito a delle incongruenze. Cioè, il Viminale, da quello che dice qui l'articolo, è intenzionato ad avere chiaro la mappa di questi gruppi, queste cose, queste idee che si stanno costruendo. E questo è nei diritti del Viminale, cioè il Viminale ha questa funzione, ha la funzione di evitare che qualcosa di grave possa nascere e possa svilupparsi. E fin qua niente da dire. Diverso è invece l'uso che di questo ne fa la Chiesa Cattolica. Cioè la Chiesa Cattolica sta perdendo il dominio, il controllo sulle persone e anziché dire le persone vanno via perché noi siamo dei criminali, cioè noi adoriamo il macellaio di Sodoma e Gomorra e le persone se ne vanno, magari fare cose assurde, però se ne vanno, dicono sì, fa le cose vanno via perché gli altri le sobillano. E queste sono due cose completamente diverse. Il rapporto del Viminale mette in luce che esistono movimenti religiosi, movimenti di matrice cristiana, tendenze orientaleggianti, orientalisti, orientali importate, esoterici, occultisti, spiritisti, ufologici, sette satanico-luciferine, neopagani, New Age, e vari altri personaggi. Ora, il rapporto del Viminale, visto così, visto da quello che si deduce dal Corriere della Sera, è un rapporto oggettivo, per cui è un rapporto conoscitivo all'interno dello Stato, per cui lo Stato chiaramente dice: io voglio sapere come si muovono certe persone, come si muovono certe tendenze, e ha il diritto di analizzare, di sapere come le tendenze si muovono.
Ciò che invece non ha il diritto di fare è l'ordine dei giornalisti. Cioè, l'ordine dei giornalisti non si può assolutamente permettere il diritto di prendere un rapporto del Viminale e far scattare un allarme su delle cose inconsistenti o non esistenti. Cioè, il fatto che il Viminale dice ci sono 83.100 aderenti a gruppi, sette religiose, cavoli loro, bene, sono 83.100 aderenti per i cavoli loro. E questo è il rapporto del Viminale. I giornalisti non possono fare articoli tipo allarme sulle sette per il giubileo, cioè non si può fingere che ci siano delle tensioni criminali nei confronti del giubileo. Ricordiamo che il giubileo è l'esaltazione di un macellaio, cioè è l'esaltazione del macellaio di Sodoma e Gomorra. Esaltare il macellaio di Sodoma e Gomorra è la stessa cosa che esaltare Hitler, non c'è nessunissima differenza, cioè i reati che commettono sono uguali. Per cui cosa succede a questo punto? Che se finché l'esaltazione macellare di Sodoma e Gomorra è fatta nell'ambito del sistema della religione, è fatta nell'ambito del cattolicesimo, questo diritto di fare questo è protetto dalla Costituzione in quanto è un diritto religioso. Tentare di estendere l'intero settore sociale, l'intero sistema sociale, il fatto di appartenere al macellaio di Sodoma e Gomorra o sottomettersi al patto di Nazareth. Questo diventa un reato, cioè diventa un tentativo di destabilizzazione sociale. Ora, dal momento che esiste da parte della Chiesa Cattolica questo tentativo di destabilizzazione sociale, in modo da sostituire quelli che sono i parametri fondamentali, che è il diritto costituzionale, cioè la Costituzione che va applicata nell'uguale misura a tutti i cittadini, perché tutti i cittadini sono uguali, ma va a sostituire a questo o fai quello che voglio io, ti ammazzo, cioè che è il concetto fondamentale che propaga il macellaio di Sodoma e Gomorra, diventa un atto di disarticolazione istituzionale, cioè diventa un atto gravissimo. E allora esiste da parte della Chiesa Cattolica il tentativo di dire no, non siamo noi altri che volevamo disarticolare la Costituzione, il sistema sociale, i gesti disgraziati qua, non so, i 500 aderenti alle sette congregazioni degli orientalisti, i loro, i gesti 500, no, noi altri. Ricordiamoci che i dati che abbiamo noi, cioè i dati che sono pubblici, i comportamenti interni dei lavaggi del cervello fatti dall'Opus Dei, e ricordatevi che l'Opus Dei dipende direttamente dal Papa, cioè sono veramente ben più atroci di quello che il lavaggio del cervello fatto dai scientologi, o almeno che si attribuisce ai scientologi, perché al tempo. Cioè, è ben più feroce il lavaggio del cervello, la destabilizzazione mentale fatta all'interno dell'Opus Dei, che non in certe sette. Dopodiché, torno a ripetere, se esistono reati, questi vanno perseguiti. In Italia non esiste il reato di plagio, vi ricordo, e non esiste il reato di plagio perché durante un famosissimo processo di 32 anni fa, mi sembra, 30-32 anni fa, in cui un omosessuale era stato accusato di aver plagiato il suo compagno, i cattolici si sono accorti che loro potevano essere denunciati per plagio per i comportamenti che loro avevano rispetto ai bambini e rispetto a tutti i loro comportamenti sociali. Per cui il reato di plagio è stato levato via dall'ordinamento perché con quel reato di plagio potevano essere denunciati tutti i cattolici. Cioè, stiamoci attenti a dire questi qua plagiano. Sono i cattolici che plagiano i bambini, ricordiamoci che li mettono in ginocchio fin da piccolissimi, li battezzano, hanno un'articolazione educazionale fin per instillare l'assoggettamento al Gesù di Nazareth che è terribile, è veramente mostruosa. Dopodiché si stupiscono se viene la setta satanica che fa riti sessuali. I cavoli, i cattolici hanno bloccato la masturbazione, hanno legato, hanno massacrato bambini. È chiaro che dopo nasce la fobia. Che dopo questa fobia venga mascherata in un modo, venga mascherata in un'altra, quello è un altro discorso. Però ricordiamoci che spesso molte cose sono risposte a delle aberrazioni che si sono subite. E questo è un concetto fondamentale. È un concetto su cui ci scontreremo sempre col cattolicesimo. Perché mentre per i cattolici l'essere umano è creato da Dio, cioè è deficiente, per noi l'essere umano viene costruito oppure distrutto. Per cui è ciò che da fuori all'uomo arriva all'uomo che lo danneggia o distrugge, non ciò che dall'uomo esce dall'uomo che lo danneggia. Vediamo un attimino. Pronto?
Oh, bellissima questa. Era una pernacchia comunque. Bene, vediamo un attimino cosa ci dice il cardinale Tonini. Questo essere abietto che, secondo il mio modo di vedere, doveva essere perseguito per legge, però. Sai, c'è sempre anche un modo di interpretare la legge. Pronto? Sì? Ciao Laura. Profezia. Bene? Ma ti sentivo parlare cardinale Tonini, eh? Adesso stavo leggendo qualcosa. Mamma mia, va, ti ascolto, guarda, perché vado, non... che ha fatto una volta la trasmissione, guarda, che c'era un Buttiglione, qui da Democrazia Cristiana, ma io ho squadrio, guarda. Ma veramente, guarda. Ascolta, il discorso che ti dicevi di Sodoma Gomorra, no? Ma è tutta roba che gli ha detto, ma chi se aveva mai visto sto dio di Sodoma Gomorra? Sì, è vero, però rappresenta un principio, cioè, Ah, rappresenta ecco. il principio che tu devi fare quello che loro dicono, se no ti ammazzano. Sì, appunto. Beh, mi segue un coso, io ho rimasto prima 1.000 euro, prima che mi ero colpa mia, se ho la possibilità di difendermi. Ti ha capito se posso, è sempre. Sì, ma Ti ha ci si capito. prova almeno. Sì, io so, sì, è attesa che il cattolicesimo che ne rovinano gli altri. È E che vero, attesa che avevamo parlo a tia. Fai te, come si dice, fai nella... Ma va bene, dai. Se meglio che sta casita, se no potevo parlare di un neacabeo che dia qualche parolaccia. Comunque, da te, Claudio, mi dimmi. sembra di sentire, o se ti ho sentito anche l'altra volta, ma per scherzo il telefono. Dopo, ho la prete che tu che mi presta io. La prete che tu che mi presta io qua. Cosa ti presta? Il che? Schede, presta. Ma mi ha fatto prestare, poi non gli davo altro. E io dico, io come prete, non puoi neanche denunciare, poi se no vai in inferno. Scherzi. No, a parte scherzi, che ha rifiutato e partita la fia. A Guarda, chi? basso, sì, perché gli ha detto che io bisogna che sia di mattina e non del pomeriggio. Perché mi hanno detto, guarda, che non ho la possibilità, che Don Alfredo, non vuoi schei. Ah, beh, per schei fa un piacere, fa chiedo così, fa di domandare. Cosa mi hanno detto, poi devo farti dare il prete qua. Mi non vado mica mai, se mi non, in chiesa, come vedo un giorno, ma mi, se mi dice qualcosa, so cosa rispondere. E su Sodoma Gomorra, è di quello dell'Otter, l'Otter, no. Sì, c'entra L'Otter, l'otto, sì. in realtà, quello che è il museo che sta alle piena, diremo. Sì. Ecco, che dopo poi la Bibbia dice, che ben da dire, di fronte a Dio, pensa cosa si faceva, giati con la figlia, se ne trova incinta. Senti che casino. Sì, ma era un casino. Sì, ma vabbè, cosa vieni a dirmi a me che... Vabbè, allora, se meglio va la... Spieghi in attiva, che gente se vuole che si sveglia, va coso. Mi dico che non è l'inferno, né niente, mi dice che è natura, quello che vedo. Ecco. Non so le sto cose che siano, che un po' lette che il Dio chi ne ha insegnato. È assurdo. Che Dio che io dite ori, Gesù Cristo, suo figlio, come fa il Dio avere un padre? Se era il papà di Cristo, doveva avere a Calamutera. Era un miracolo, questa capo da sola. Ma, mica idea, chi faceva di che ordine, va bene, dai. Ti saluto, Alessio, va bene. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao. Bisogna che mandi a scuola che persone ha, che scuola ancora. Si era tratti da tanti anni, cari. Ma da tanti anni si era tratti, è ignorante nel vero senso della parola. Va bene, grazie, ciao. Ok, andiamo avanti ancora. Cosa dice il Cardinal Tonini? Le psicosette che secondo il Viminale... ricostruzione... In pratica dice che quello che gli manca, l'azione penale, la psicodipendenza è pericolosa, va denunciata, ma per fare davvero terreno bruciato bisogna puntare sull'educazione, cioè attenzione, sull'educazione, gli altri vanno educati, attenzione al gioco. Gli elementi essenziali della filosofia e della morale devono tornare ad essere la linfa di tutta la scuola. Attenzione, la mia morale sta dicendo, la mia filosofia. Noi siamo perfettamente d'accordo che la filosofia e la morale devono essere discussione, devono essere dibattute, devono diventare argomento fondamentale di quello che le persone fanno, ma non le galere su cui tu imponi la tua morale, non il terrore su cui tu imponi la tua filosofia. Noi vi ricordiamo che fino ad oggi abbiamo fatto una serie di dibattiti pubblici, ma i cattolici sono sempre scappati. Il loro assoggettamento al loro Dio padrone è una ferocia talmente aberrante, talmente assurda, talmente totale che loro non sono in grado di affrontare nessun'altra persona, nessun dibattito, se chi dibatte non si sottomette al loro Dio padrone. Cioè la loro ferocia è assoluta. Pronto?
Pronto? Ignoranti, ma tanti ignoranti, ma quanti ignoranti, sì, nella vostra radio. Ciao. Bisogna che vi scuola. Va bene. E queste qua sono le affermazioni che hanno, cioè adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra, adorare un'immagine che distrugge le persone, porta a uccidere il pensiero, porta a non essere più in grado di espandere se stessi, porta alla disperazione. Solo questo, cioè il cattolicesimo porta a questo. Naturalmente le telefonate che avete sentito in questo momento sono di persone che hanno una certa età. Gli effetti sono terribili quando si tratta di giovani, quando si tratta di persone giovani, perché l'uscita da questo diventa sempre più violenta. Vediamo un attimo. Pronto? Sì? Sono Nicola Zeville. Dimmi. Sì, sono un po' d'accordo con te quando dici che il cattolicesimo ha fatto parecchi danni. Sì? Cosa succede? Allontano un po' dalla radio, sì, forse. Sì, io penso, il mio pensiero è che ognuno deve essere libero, come dice anche la Costituzione, di credere, di fare quello, sempre nei limiti della legge, no? Certo. E qui invito anche chi telefona per insultare, insomma, a pensare a questo, cioè, ognuno crede in quello che gli pare, chi nel paganesimo, chi nel cristianesimo, chi nel buddismo. Certo. E cerchi di convivere rispettando gli altri. Basta. Vabbè. Salve. D'accordo. Saluto. Saluto, arrivederci. Il problema è questo. Il rispetto fra le persone deve essere fatto sempre all'interno delle regole. Non si può variare le regole per pretendere il rispetto. Io dico questo. Se qualcuno vuole il rispetto del Dio dei cristiani, deve darmi una versione diversa di quello che è il Dio dei cristiani che io biblicamente leggo. So benissimo che esiste una visione di propaganda, cioè, so perfettamente che esistono i concetti filosofici dell'essere creatore, però so perfettamente che 3 miliardi di persone sono state distrutte, annientate, ammazzate dalla visione biblica di quel Dio. Ora, finché la Chiesa Cattolica non annulla quella visione di quel Dio, lei è responsabile di quegli omicidi. Pronto? Ignorante! Ancora? Vabbè. Cioè, ricordiamoci sempre questo. Ed è responsabile di tutti quei morti, di tutte quelle stragi, non solo per il fatto di averle eseguite, di averle portate a termine, ma per il fatto di adorare quel Dio che ha prodotto quello. Proviamo ancora, va? Pronto? Pronto, Claudio? Ciao! Ciao, buona giornata a te. Dimmi tutto. Ecco. Spiegami una cosa, dunque, io leggevo ancora anni fa, parecchi anni fa, che in certe tribù, cosa devo fare? Niente, forse la radio, ma non è importante. Sì, per caso mai mi dirai tu. In certe tribù, mi sembra africane, lontane comunque da ogni influenza proprio selvagge, da ogni influenza monoteistica, che sia di stampo protestante, cattolico oppure musulmano. Bene, in queste leggevo con orrore parecchi anni fa che in queste tribù allo stato semiselvaggio o selvaggio si praticava sulle donne, su sempre queste povere donne da una vita, la mutilazione nei genitali. Sì. E ripeto, non erano tribù, diciamo, educate al cattolicesimo o altre, diciamo, qualsivoglia tipo di religione, che sia orientale, occidentale, tutto. Se mi spieghi un momentino questo, sì. Se tu ne sai qualcosa, no, perché a me risulterebbe questo. È un classico, è un classico questo. Le tribù selvagge. Sì, 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 ma in Africa si usava. Ecco. Allora, come si spiega questa faccenda? Non si spiega, è orrore. Cos'è insito nel... La pulsione di morte. Nell'uomo... Sì. La pulsione di morte da noi si esprime col cattolicesimo, però si è espressa anche in altre forme, cioè il controllo sulle persone, il controllo sulla...
specialmente sulla donna, il lato più debole, sì. Storicamente si è espresso in tante forme, non solo sì. nel cattolicesimo. Il cattolicesimo gli ha dato poi la sua versione. Sì. I musulmani andavano la loro. Però si è espresso. Si era già espresso. Sì, 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 indubbiamente. Ecco, purtroppo... nel paganesimo troviamo delle aberrazioni del genere, solo che noi le cancelliamo, cioè noi le rifiutiamo, capisci? Sì. Ecco, sì, un'altra... Noi non è che prendiamo tutto il paganesimo, diciamo voi dovete essere pagani in questa forma, capisci? Cioè noi prendiamo quello che ci serve e lo usiamo per costruire il futuro. Sì, no, sì, chiaro, no, io solo, sì, volevo capire fin dove arriva l'aberrazione umana. Arriva, guarda, non ha limiti. Questo perché è veramente agghiacciante, sono agghiaccianti certe forme. Un'altra cosa, Claudio, volevo una tua opinione su Kerouac. Quello che ha scritto Jack Kerouac, quello che ha scritto il famoso libro, il libro occulto che ha fatto storia, il manifesto della Beat, sulla strada, on the road. Guarda, purtroppo... Una tua opinione, perché io... No, guarda, no, non sono in grado di darti un'opinione, perché io a quei tempi facevo altre cose. Capisci? Cioè, io queste cose... Molto pagano comunque questo Kerouac. Cioè, non lo so, dovrei leggerlo. Cioè io in quel momento facevo altre cose. Sì. Non mi occupavo di Beat Generazione. Poi non so se tu hai visto il film di Thelma e Louise, che praticamente è un on the road al femminile. Sì, ne ho sentito parlare di questo. Sì. È una ricerca di libertà soggettiva. Sì. Un riscatto. Certo. No, non sono in grado di darti delle... Te lo dico per radio, scusa, finisci. Sì, allora io metto giù, casomai più avanti, se vedi un posto Kerouac, perché è molto interessante dal punto di vista filosofico, perché lo trovo molto... è una personalità molto, molto vicina forte. Un po' anche al vostro modo di essere, cioè ecco, metto giù e vi ascolto. D'accordo. Ti ascolto. Ciao. Purtroppo io non so... tutto quanto quello che è successo. Io in quegli anni della Beat Generazione ero impegnato a fare altre cose, sia cose politiche che cose della sinistra, diciamo così, cosiddetta rivoluzionaria. E, non ho seguito la Beat Generazione, i Beat, i Figli dei Fiori, gli Indiani Metropolitani, ho fatto altre cose. Per cui la mia preparazione è fuori da quello che è stato questa Beat Generazione, di cui ne ho sentito un sacco parlare, però non ho mai approfondito i concetti, anche perché tutto di tanto mi interessassero. E niente, per cui non sono in grado di darti una risposta. Comunque una cosa è certa, riprendendo il film Thelma e Louise, no? Che il bisogno di scappare, il bisogno di levarsi da una situazione che è asfissiante, di una situazione che è dura, c'è all'interno dell'essere umano. Cioè la voglia di scappare, la voglia di andare via è un sentimento molto forte, e spesso serve proprio autodisciplina per restare, organizzarsi e trasformare le cose che si stanno vivendo. Per cui esiste una forza che spinge per liberarsi un attimo solo delle cose che ci bloccano. Tipo Thelma e Louise vanno via da situazioni familiari che non piacciono, scappano via. Però il cambiamento della situazione in cui si vive comporta intanto dei tempi più lunghi e comporta essenzialmente una trasformazione soggettiva della persona. E questo è una cosa abbastanza dura, cioè abbastanza difficile da ottenere. E serve intanto un piccolo crogiolo dello stregone, in pratica, cioè serve compattare se stessi, vedere cosa è che non va, cercare di cambiarlo, e mentre lo si cambia se stessi. Per cui tutto questo fuggire, tutto questo liberarsi, tutto questo andare via, cercare luoghi strani o cercare luoghi deserti, in realtà è una specie di sottrarsi da se stessi. Alla fin fine non è che costruisce niente. E il paganesimo è essenzialmente costruzione della persona. Dopodiché
Questo sentimento ti fa percepire che esiste qualcosa che ti chiama, che esiste delle forze che stanno chiamandoti alla relazione, però non hai l'autodisciplina sufficiente per riuscire a costruirla quella relazione. Arrivi a subirla come fastidio, arrivi a subirla come angoscia, per cui cerchi di scappare, cerchi di cavarti via. Questo è quello che io ho capito da queste cose. Dopodiché probabilmente ci sono altre cose nella beat generazione, cosiddetta beat generation e quello che ha seguito, però se ci guardiamo attorno un attimino adesso, dal mio punto di vista si sono costruite ben poche cose, però bisogna vedere cosa in realtà hanno seminato nelle singole persone, cioè quanti movimenti di liberazione umana sono usciti fuori, quante ipotesi filosofiche, quante cose sono state sedimentate in maniera diversa. Cioè può darsi che anche dei gruppi pagani americani si siano costruiti proprio su questo, può essere benissimo. Però non ho informazioni precise per cui questo possa avvenire, proprio perché ero esterno a questo tipo di modo di essere. Andiamo un attimino avanti ancora con questo articolo. C'è sempre sul Corriere della Sera, c'è un intervento di Vittorino Andreoli, che è un psichiatra abbastanza interessante come persona, il quale dice alla domanda, professore, l'allarme per il giubileo lanciato dal Viminale, eccetera. Non ci fa cogliere di sorpresa lo psichiatra Vittorino Andreoli, che ha avuto incontri di studio con colleghi giapponesi sui motivi che hanno generato il plateale lancio di gas nervino da parte della setta Aum Shinkokyo nella metropolitana di Tokyo nel 1995. La preoccupazione ha un suo fondamento, le sette nel mondo sono in vertiginoso aumento, c'è una prima componente che si può sintetizzare nella perdita di appeal da parte della religione, che ne fa le spese il mondo giovanile che trova conforto nelle cosiddette sette. Poi ci sono i grandi temi messianici, la fine del mondo, la redenzione, l'assenza di giustizia. Non bisogna sorprendersi se c'è una partecipazione emotiva forte e poca ragione. Allora, praticamente Vittorio Andreoli ha confuso le due cose, ha confuso l'Italia col Giappone. Anche se sia in Italia che in Giappone ci sono due situazioni che sembrano parallele, cioè da una parte il cattolicesimo che soffoca le trasformazioni della persona imponendogli il Dio padrone, e dall'altra parte c'è una gerarchia sociale estremamente forte, estremamente rigida, le cose in realtà sono completamente diverse. Perché mentre in Giappone alla necessità di sottrarsi a una gerarchia sociale rigida si va da un'altra gerarchia. Un attimo, vediamo chi è il telefono. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Radiogramma. Buongiorno. Buongiorno. Scusa. Guarda, volevo un favore, no? Siete in trasmissione? Sì, in diretta. Ah, in diretta. Guarda, sono Alessandro. Dimmi. Non volevo intervenire in quanto in merito a quello che decidevo parlare. Mi serviva, guarda, se te che possibilità di darmi, ho il numero di telefono di Anna. Non posso dare il numero di telefono, non do il numero di telefono io per radio. Ascoltami, mi hai detto l'altro numero per cortesia? 700-777. 777? Sì, esatto. Va bene. Saluto. Scusa tanto se te vuoi disturbare. Figurati. Ciao, auguri, buona trasmissione. Grazie. Diciamo che esistono due modi di essere, cioè in Giappone le persone si sottraggono da una gerarchia anche economica molto rigida, andando a cercarsi un altro padrone, cioè un altro padrone che le illumina per uscire dalla gerarchia. In altre parole non fanno altro che riprodurre la gerarchia su se stessa. Qui in Italia l'uscita dal cattolicesimo non ha una gerarchia così rigida come in Giappone, perché bene o male ci sono state tutte le lotte sociali, c'è stata l'uscita dal fascismo, c'è stata la resistenza, c'è stata la Costituzione, ci sono stati gli scontri fra cattolici, comunisti, cioè c'è stata una ristrutturazione proprio del sistema di pensiero che ha inciso sull'apparato emotivo delle persone, per cui le due cose in Italia e in Giappone non possono avvenire in maniera, cioè non sono parallele, cioè le persone non sono create da un dio pazzo, per cui sono uguali in Italia e in Giappone, ma si sono trasformate all'interno del loro sistema sociale, cioè sono divenute per ciò che loro sono.
Per cui ciò che avviene in Giappone o ciò che avviene negli Stati Uniti o ciò che avviene in Russia sono cose completamente diverse da quelle che possono avvenire in Italia pur riproponendosi delle apparenze uguali. Cioè, il discorso di buttare gas Narvino, di ammazzare 50.000 persone, in Italia può farlo soltanto la Chiesa Cattolica. Cioè, solo la Chiesa Cattolica ha la mentalità dottrinale per fare questo. Nessuna setta, nessun gruppo arriverebbe a fare questo, perché non può avere la mentalità dottrinale per fare un'operazione di questo genere. Questo non possono farlo neanche, non so, i satanisti, diciamo quelli che dipingono come satanisti, possono stuprare qualcuno, ma non massacrare gratuitamente come in Giappone. Pronto? Falso? Falso? Va bene? Falso? Va bene? Falso? Vabbè, io sono falso, però sta di fatto che abbiamo un elenco di preti che stuprano bambini, ne ho preso un altro sta settimana. Per cui qui in Italia non può avvenire assolutamente questo, perché le cose sono state costruite in maniera diversa. L'unica cosa che potrebbero essere è invece i cattolici che creano delle situazioni per trarne vantaggio. Questo sì può essere, però tutto sommato il rapporto del Viminale mi consola. Cioè il fatto stesso che il Viminale vada a controllare tutto ciò che esiste mi dà la garanzia, mi dà la garanzia proprio che le operazioni sporche fatte dai cattolici non possono aver presa. Pronto? Sì? Claudio. Ciao, dimmi. E intanto volevo pregare certe persone, se sono intelligenti o se si reputano intelligenti, di fare a meno di fare certe scemate per telefono. E dopo, sì, diciamo che delle volte vai sul pesante, ma dici cose veramente che si può benissimo toccare per mano, basta guardarci intorno, vedere cosa hanno fatto certe persone, cosa fanno ancora certe persone. Dopo volevo chiederti, io ho letto un articolo sull'infibulazione. Sì, era quello che diceva l'amica prima. Sì, ecco, io volevo chiederti, a parte, cioè, penso che sia una cultura di certi paesi, non paesi vecchi, paesi attuali ancora adesso, perché... Sì, lo fanno. Ecco, ancora adesso lo fanno, e io purtroppo ho letto un articolo che dopo bisogna vedere anche lì se è relativo, quanto percentuale che si può dare di verità, che addirittura le mamme... Sì, mamme e nonne, il terribile. Sì, allora io dico, se già loro hanno fatto questa esperienza, io penso negativa, sapendo cosa può portare, cioè io ho letto, ti dico che mi è venuto freddo, dico io a mia figlia non gliela farei neanche per idea. E allora stesso il rapporto anche quando fasciavano i piedi alle donne. Sì, sì. Ma sai che guerra che hanno dovuto fare per impedirlo? In Cina, sì? Il Partito Comunista Cinese ha fatto una guerra sociale terribile per riuscire a impedire questo. Sì, ma allora io dico, io questa cultura da dove viene, da dove proviene, cioè le basi, le... La pulsione di morte, il possesso delle persone, si innesta nelle culture dei vari popoli, Cioè non è soltanto il cattolicesimo che è detentore del male. Ho capito, cioè noi abbiamo fatto questo e loro fanno quell'altro, insomma. Sì. Ho capito. Va bene. Vai avanti così, Claudio. Grazie. Ciao. Niente, è vero che io parlo quasi esclusivamente contro il cattolicesimo. Perché? Perché sono in Italia, perché le contraddizioni che vivo le vivo qua, e quello che mi interessa è modificare la situazione così, cioè migliorare la situazione in cui vivo, questo mi interessa. Però il concetto di male, il concetto di pulsione di morte, il concetto di impossessarsi degli individui, di sottomettere gli individui, questo è un concetto che noi ritroviamo sempre nello scontro in tutte le società umane, e c'era anche all'interno del paganesimo. Cos'è che è diventato più drammatico con l'arrivo del cristianesimo? È diventato più drammatico perché non si è più potuto compensare l'orrore cristiano. Cioè, mentre se prima dei pagani si comportavano in modo atroce, cioè tentavano, cioè, non dei pagani, delle persone che non avevano una religione, tentavano di impossessarsi delle persone, arrivavano altre che le fermavano. Cioè non c'era la religione che determinava il possesso, cioè erano le persone che tentavano di impossessarsi di altre persone.
Il drammatico è quando questo fu elevato a parola divina, quando è Dio che determina questo. È questo che è stato veramente micidiale nella storia dell'umanità. Il fatto poi che esista l'infibulazione, che era una inizialmente era un tipo di pratica, però è diventato un mezzo per controllare la sessualità femminile, per distruggere la sessualità femminile, di cui i musulmani sono andati quasi a man bassa in certe regioni, e l'infibulazione, poi la tecnica di bloccare i piedi, appunto come diceva la nostra amica, alle bambine, la stessa tecnica di ammazzare il primogenito femminile che c'era in Cina, insomma, non dimentichiamoci, questa è stata una guerra terribile, perché il primogenito doveva essere maschile, se era una donna l'ammazzavano. Cioè, tutte queste cose fanno parte dello scontro per costruire una migliore società. Pronto? Pronto? Pronto, ciao.